no, attacco, attacco. Ah, no, pensiamo di darti. No, no, attacco, attacco, vai. Scaricate i colpi attacco verso le linee laterali. Non abbassare la schiena, se no vai a fare doppio. Solo quello. Tutto il resto è giusto. Troppo a filo, occhio, Gale. Non gliela mettere così a filo, sennò diventa difficile per lui, eh. Volta semplicemente il corpo, che viene naturale poi. Giusto? Aspetta però, Paolo, lì sei troppo vicino al centro del campo. Cioè, se lui deve giocare più aperto se vuoi fare questo, sennò la palla non ce la fai a farla correttamente. Occhio alle spalle, Marco. Entri sempre petto a rete, non riesci a palleggiare correttamente. A me. Solo palleggio, non attacco in seconda. Non te la portare sotto il petto. Sotto il petto no. Cerca di aprirlo di più però, se no anche la sua visione ti manda fuori sempre, dico a lui. Lui devi aprirti tu l'appoggio. Lo allontani, fallo venire verso di te. Gioca più vicino, che c'ha il braccio buono lì. Galle, devi cercare di portarlo più lontano da te. Devi cercare di portarlo più lontano da te, più lontano dalla rete. Quindi nel suo quadrante di più dello staccatore. Sì. Tu puoi buttare di là? Sì, lo scopo è stato quello. Se ti chiama... È bellissima! Non ti faccio mettere impreparato, sta attento. Perché non ti faccio mettere impreparato, sta che la palla si attacca in quei più se lo spingi aperto. Cerchi di dare sempre le spalle di qua, se no ti manchi completamente attacco in secondo. Che è successo? Lo so che è giusta la palla, è cambiato qualcosa come te? O palla giusta e palla non giusta? Pensaci! Lo so che era buona questa! Non me la devi unghiare, la devi portare della faccia. Io vorrei che 30% delle vostre azioni di palleggio siano palleggi di seconda. Preciso. Più tesa però, Mozzo, cerca di sfidare il nastro e spingi bene. Bello, questo è molto bello. Che è molto bello. Più palleggi di seconda. Questo è molto bello. È molto buono. Non devi buttarti indietro, sennò perdi anche le mani. No, così no. Così va troppo distante. Se nel suo quadrante quella palla lì non ti cadrà. Lo puoi fare solo se sei spostato. Il gesto è giusto, però da lì puoi soltanto alzare perché è troppo stretto l'appoggio. No. Perché va troppo lontano da rete. Poi devi stare fermo una volta che finisci il palleggio, ti metti anche la manacciata. È tutto giusto, mi hai fatto doppia. Non ho capito niente. Ma che ho capito io. Ha borbottato qualcosa di incomprensibile. Oh, guardali qui, questi giovani vecchi. È solo fuori asse però questo. Non lo bloccare il gesto di palleggio buttandoti indietro, sennò fai trattenuta. È quello che ti stavo dicendo, se sei esattamente al centro del campo, non hai fisicamente lo spazio per uscire. Sì, perché se la fa piano il muro ci si butta la difesa, non fa un cazzo allora. Marco, non saprei palleggiare, ma i palleggi di seconda sono tutti tuoi. Oh, era emozionato anche il Gale, penso.
bel maialino, gira dietro. Non ti allontanare, tienila qua, solleva il dorsale. Non fare il movimento all'indietro, è sempre davanti a te, non te la portare sulla parte. Ok, allora adesso lavorate con l'alzatore, sempre per il lato destro, l'alzatore può solo saltare. Quindi o palleggio in salto o attacco di seconda. Oh, chiaramente il palleggio in salto può essere anche di seconda, non è che... però può solo saltare, eh? Sempre appoggio destra. Lorenzo De Santi, due la vendetta, tanto la massa è quella. Non snastrare. Perché trovo il kick, io. Non abbassare il braccio, molto. Oh! Se non lo staccare la rete era perfetto. Perfetto era. No, obbligo di salto. Obbligo di salto. Quindi dai la 1 in salto, sono contentissimo. Ti volti in volo, prima ti esce del tuo bacino. Le palle. Non aver paura di tenere la palla in mano, perché la palla fa niente, non la pizzicare per farla scappare. Oh, è finito col primo muro, perché 3 su 3 male, eh? Mamma, ah sì, vabbè, quello è un conto di quegli attacchi. Allora, 2 su 2 fuori nel muro, va bene così? Non ti allarghi, la rincorsa è molto scarica. Non abbassare il braccio, moccio. Fate sempre la rincorsa d'attacco in ingresso. Eccolo qua. C'è una palla perfetta, me la mette nel metro, solo che non è Ferraguti e quindi... Non la strusciare. Salta e sollevala, che te lo ti chiede una palla vicina. Tu lo vuoi spostare, non devi spostarla, devi darle un tempo in più in alzata. Oh, eccolo qua, giusto. Ho capito, questa te la sistemate, non è sbagliato come gesto. Questa la potete sistemare, quella di prima ti ho pizzicata, no. Troppo alto, scusa. Sì. Più che altro si stacca troppo dalla rete. Occhio al primo appoggio, se non c'è quello non lavoriamo niente. Preparati prima, Gale, con le braccia subito alte. Cerca di non saltare il lungo. Vai sempre per palleggiare e poi colpiscila. Per questo va bene il palleggiare. Quello poteva essere molto bello. Oh, guarda! Cosa? Questo mi piace, sei in asse, tutto giusto, basta pulire il gesso. Sì, era doppia, però basta pulire il gesso. Senza impazzire. Salta con l'incorsa d'attacco, Mozzo, prova a fare un palleggio di seconda davanti a te, sempre saltando. Eh no, se ti butti indietro, prima eri giusto perché ti fai così, poi fai questo, no. La palla va a 2 all'ora. Ti ricordi che tu stai giocando in finta, perciò è probabile che il muratore lo lasci lì. Prepara prima le braccia alte, Dima, che ci sei. Niente,
teoricamente, tanto sei già in salto, quindi la forza ce l'hai già. Teoricamente tu devi ammortizzare, perché se salti la palla ti scappa più velocemente. Quindi tu salti e ammortizzi. Ammortizzi. Aumenti il tempo di contatto col pallone. Perfezione assoluta. Perfezione assoluta. Devo dire che l'appoggio di Allodi comunque si aiuta, eh. Diciamo la verità. Io devo capire perché mi fai la leva così. Che non me lo fai mai, solo quando palleggi indietro. Verso la linea laterale però di là. Linea laterale. Era una buona merda però, non era neanche fallo. Ripeto, gli appoggi dell'odio mi fanno molto questo. Lui è un goloso di merda comunque, sì, tutto giusto. Oh. Stop! Acqua e ok. Acqua e cambiamo lato. Si stacca troppo. Questo è quello che volevo evitare. Non gira i polsi, vai solo con la gamba. Tanto sei già vicino a rete, non ne hai bisogno. No, ti stacca sempre troppo. Tienila più vicino a te, Allo. Sulla tua verticale è meglio a quel punto. No, non devi fermare il ricorso attacco. Non va bene questa cosa. È inutile che facciamo così se poi devi fermare il ricorso attacco di volte. Allora. No, sono partito. No, non sei partito. Non è vero questa cosa. Senza il nastro, maialetto! Non così a filo però Dima, eh! Mi raccomando, non gli mettere la palla a filo. La palla a filo no. Buona idea tutto quanto, bravi! Più stretta vicino alla linea laterale. Stare di più le spalle verso il pallo. Stai andando indietro Gale, cioè io non ti ho detto di metterci meno forza, io ti ho detto di usare la forza della gamba, cioè, la forza è giusta, non è che devi fare questo, è sempre questo ma cadendo verso la linea laterale. Bastardo che tira al centro. Dai, è presa troppo bassa. Qui. Sei costretto a dargli parabola così per farla passare. Occhio Marco che questi appoggi sono sempre più stretti ora. Gli manca un pelo, è sempre il solito problema di gamba, Gale. Eccolo qua, questo è una buona merda, a me piace. Cioè mille volte così. Occhio che è fermato in corsa. Ma ovviamente ho chiuso gli occhi. Però io voglio che questo qui tu me lo faccia però verso gli altri, non mi colpire il centro del campo qua. Sì, è il difensore pieno, quindi si para. Cioè non è che diventa forte, lo colpisci e difende. Ragazzi, Rattotti questa cosa. Te lo portare sul petto, Gale, è più basso con le gambe. Questo è già un po' meglio, Paolo, però ancora continua a non piacermi. Giramelo. Voglio là. Questo è molto bello. Cerca di sei caduto però Marco, vorrei che la colpisse più alta. Aspetta.
occhio alle spalle e alla rete però, Gale, se la palla è troppo attaccata, diglielo. Oh. Non può venire un colpo del genere, Allo, mia mia no. Devi cercare di spalzare di più le gambe, perché lui si blocca sempre quando ti passa. Di spalzare di più le gambe, perché tu fai questo, lui si blocca quando è qua perché non vede l'uscita e poi finisce a rincorsa su un passo. Solo l'equilibrio a quel punto, perché poi manca l'equilibrio. Cioè tutto il resto, va bene, una cosa per volta. Caricaci il peso del corpo, che così passa, se la fai piano il nastro te la rimanda indietro. Sei troppo alto sulle gambe, Gale. Tu chiami uno da lì, così è troppo esagerato, eh? Era meglio darti la 1 a quel punto. Questo è un pelo a filo, però molto meglio, bravo. No, non è vero. Dima, sono troppo a filo, non può lavorare in palleggio, fa sempre fallo così. No, vai indietro, giri i polsi, diventi maestri, due la vendetta. Questo voglio, questo è perfetto. Occhio alle gambe, occhio alle gambe, mi fai piede perno tutte le volte e ti avvicini al parallelismo. Sì, però tu muovi la gamba sinistra e la metti qua. Quando palleggi fai questo, perché cioè, puoi fare bellissimi colpi in seconda, ma il palleggio ti viene sempre fatto dalla pancia. Uguale a prima, l'alzatore salta, o attacca in seconda o palleggia un salto. Senza abbassare il braccio, Gale. Non la portare su dei polsi, lanciala di avambraccio. Lodi, mi aspetto grandi cose. Madonna santa, Lodi. Madonna, Lodi, però di santo non andare in ansia, eh. Buono. Apri di più la mano sul primo appoggio. No, la palla è buona, eh. Ok. Tanta roba questo. C'è un cambio palla. Sono un po' deluso da Lodi, pensavo che tutto questo il suo esercizio. Quanto pare. Aspetta però. Aspetta partire. Però non gli chiamare dei palloni lenti perché lui in salto non ci ha fatto mettere tutta la forza e l'equilibrio possibile. Cioè a quel punto meglio super. È più facile da dare, non sto scherzando. Se salta è più facile dare una palla veloce che una palla lenta. Giro! Mi piace, questo mi piace, vorrei più polso per salire. Però puoi prendermela con l'interrotazione. Puoi prendermela con l'interrotazione, non più forte, con l'interrotazione. Scusa, allargati e taglia con una rincorsa attacco. Sì, e intanto palleggiatore di santo pallavolo, porca puttana. Abbassare il braccio, tienilo alto. Eccolo qua, però Gale, bloccalo qua, così la palla casca prima. Volta di palleggio là.
tanto stretta Marco, occhio, voltati e palleggia, tanto stretta per lui. 4! Se ruoti in volo la palla la stacca automaticamente. Oh, ok, quella è la distanza giusta, lui deve palle, darti la palla lì, non devi entrare prima, perché lui finora ha dato dei palloni molto corti per te. Meglio, molto meglio. Non saltarmi in lungo se non allontani anche il pallone, usa solo verticalità. Non la bloccare con i pollici. Falla scendere gamba. Sì, fai trattenuta così. Guarda che se fa la 4 in salto probabilmente ti metterà un tempo in più, eh? Ricordatelo. Basta il centro del campo. Tieni su quel braccio, giramela sulla linea laterale. E ecco un altro. Sul braccio la voglio di 2 metri. Come se fosse un cap. Ok. Ok. Non farmela flottare. Come a Bologna. Sul braccio chiudi il polso. Là. Sei un maiale, sei. Sì, lo so che è giusto. Tu sei un maiale. Ruoti mentre palleggi, però Paolo gli stai dando degli appoggi che sono troppo affiorete, eh? Dietro aperta? No, dietro staccata, perché fai questo per non toccare. Però appoggio e entrata in salto perfetta. No, è uguale, se ruoti la sposti o indietro in avanti. Fianco verticale. Per ogni insegnamento sul palleggio in salto c'è Allodi. Questo è qualcuno sbagliato, eh? E non è Allodi qua. Qualcuno sbagliato e non è Allodi. Non al centro. Stop!